Nonostante sia tempo di vacanze per i più, a Pagani non si fermano i servizi offerti dall'ente comune, uffici regolarmente al servizio dei cittadini e cartellone di eventi per chi resta in città a pieno regime, al di là delle immancabili polemiche. L'amministrazione, con la manifestazione di interesse fatta nel mese di giugno, sta garantendo delle serate che dopo il Pizza Sound, dopo la festa di Sant'Alfonso, vedono manifestazione in giro per la città sia per i bambini che per gli anziani. C'è stata tutta la polemica sulle scuole di danza, ma in realtà stanno avendo tutte quante un ottimo successo, perché soprattutto gli anziani che restano in città amano ballare, per cui noi le abbiamo autorizzate. Le persone che restano nella città, il giovane è più abituato giustamente ad andare fuori in costiera amalfitana piuttosto che in costiera cilentana, anche con il motorino la sera, invece chi resta è l'anziano, e soprattutto la popolazione anziana che resta in città ama questo tipo di attività, per cui è una scelta fatta su misura, ma anche perché dovuta alle manifestazioni di interesse delle scuole di danza. Abbiamo fatto manifestazioni di natura culturale sia al Carminella d'Arco sia in altre città, devo dire che però hanno avuto un discreto successo, ma certamente la gente vuole lo svago in questo momento degli anziani è il ballo, e per cui che ben venga. Quest'anno abbiamo un problema in più, che la scadenza elettorale, essendo anche i nostri dipendenti in ferie, sto ottemperando io a quelli che sono gli adempimenti dell'ufficio elettorale come capo dell'amministrazione, quindi al vertice dell'ufficio elettorale, per cui c'è un motivo in più per restare. D'altro canto, voglio dire, la città non è vuota, le vacanze sono sempre più un lusso per tutti.